Condizione anziana tra assistenza e resistenza, una ricerca sulla realtà degli anziani del Veneto. Adesso siamo tutti quanti presenti, do la parola al nostro presidente Amerigo Di Sandrò. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti di nuovo. No, io credo che è stata una ricerca difficile, molto corposa, perché prevedeva più di 200 domande, per cui poi alla fine bisognava anche dare le risposte, ma che vedeva impegnato sul territorio una platea immensa di persone da intervistare, quindi come era previsto dallo stesso progetto. A parlare di questa ricerca, ringrazio tutti coloro che l'hanno resa praticamente, le sue sedi, rappresentate dalla figura di Don Armando Previsiol e i suoi preziosi collaboratori. Ho detto sì perché noi dovremmo spingere tutti i meccanismi dell'intelligenza artificiale. Questo si è alzato, ho detto zitti tutti. Grazie. Che cosa vuol dire? Che è una ricerca che non solo ha descritto, ma ha anche poi spiegato i processi che descriveva attraverso prevalentemente, lo ha detto molto bene la dottoressa Gazzoni, la partecipazione attiva degli intervistati, che sono diventati anche a loro volta intervistati. Francesco, questa non è tanto un'epoca di grandi cambiamenti quanto un cambiamento d'epoca. Parola santa. Presidente, è un momento ringraziare dell'invito, portarvi innanzitutto il saluto della segreteria regionale. Ricco così, grazie.